Boccione Siva, si vede. Hai fatto qualche collegamento in mia assenza? Sono collegato con l'uscemo, quell'amico tuo, quell'uscemo giù che è remotizzo in Hawaii. Tirato l'acqua, non mi devo dire, per gli eccezioni lì, perché ha fatto la... perché stavi in Hawaii? Perché in Hawaii, mi so che stavo giù, lì, in Israele. Io ho detto là il numero a caso, via subito, perché non voglio accoglioni, eh? È ben po' paracuba, è un po' paracuba, ma si vede. Va bene, non c'è stato nient'altro di ex, niente? No, ho salutato l'aga, sta a 70, 170, stavo salutando, perché non ho scivolato il ricevitore, ma... Come per tu può cagare se mi scivo il ricevitore, non puoi farlo entrare, no? Marco, ho capito. Va bene, taga forte. Taga col suo camion è una meraviglia. Va bene. Va bene, va sì. Niente, io sono andato giù. Era aperto lì a San Giacomo, Aperto lì a San Giacomo di turno. Fammi capire allora, ecco. Fatto abbastanza presto. Ma che volevo dire? Non lo so, si vede a distanza verso nord-ovest, sì, questo lì è nord-ovest, nord e nord-ovest, si vede i lampi è tutto chiaro, tra nord e nord-ovest. Da tutte le parti, a distanza, mentre tornavo qua, guardavo giù verso giù, verso il subaccio, laggiù, vedevo tutti. Tutti i lampeggi di qua e di là, da tutte le parti, ecco le scariche che sentivi tu. Ma io le sentivo, però. Beh, forse io ce l'avevo più puntata da qualche altra parte, l'antenna, chissà. E comunque si lampeggia, lampeggia. E se lampeggia, le scariche ci stanno, a te cambio. E appunto, mi sentivo forte, dico, ma forte, dottore, adesso si è attenuato il nandino, ma prima UMNlo, SGLlo. Tornando arrivo un segnalore, Nicola, mia mamma mia. Nicola, Nicola. Io spegno la luce, voglio dire fuori l'uscita da trasverte, no? De, qui devo cosmo mentre che parli. Levo il coperchio, non mi ricordo i fili, mo schema giovane alla pia, voglio dire fuori l'uscita mille volte del trasverte, no? E poi ci voglio mettere accoppiatorino, ce l'ho qui un accoppiatore ottico. E un piccolo ratrizio rotorino, voglio vedere se gli ha fai illuminarli. Così l'altra volta gli hai fatto illuminarli, ma penso anche stasera, tanto ci metto 5 minuti, mo te fai un messaggino un po' lungo, voglio vedere quanti led gli ha fai illuminarmi, dico. Cioè insegnare e mettere paura. Dai che forte con quelle cavo d'antenne, ma coso, ma c'ha anche una kilowattata, a MOSFET lì, tutto quanto con camionne. E però mi sa che ha fatto una cosa un po' diversa da quando io penso, perché penso che lui fa una cosa, perché l'ho intuito, manda l'amplificazione, cioè il finalino proprio a 48 volt, dico, praticamente 4 batterie, 12, 12, 24, capito? E fa il classico del camion, più ce n'hanno altre due che 12, 12, 24, poi con i vari accoppiatori gli dirà poi la 48, ma lato camion ce l'ha sempre a 24. Mi sembra che Maduro spiega in questa maniera, è forte, via forte. Allora io ho capito chi era quello lì che ha remotizzato la stazione, come è, number by number, pare vero che lo spiega in quella paese, number by number. Eccoci che poi sono tutti questi scienziati moderni, ho sentito Mauro Stanne, arriva forte, ma ora arriva sempre forte. Con quella antenna lì arriva sempre forte, usendolo un po' tutti quanti. E via Nicoli, e te riascolto, falla un po' a lungo che voglio vedere quanti led mi accendi, e c'era una fila di 12 led, vediamo se la fai accendere tutti, io intanto tiro fuori l'uscita in mille volte del trasversere, cambia. Quale Mauro hai sentito? Mauro Stanne, Reggio Emilia, Mauro Stanne Canguro, ho sentito un attimo oggi pomeriggio. Ah beh, ecco, è RCQ l'hai sentito. E va bene. E vabbè, fai un po' quella prova e vedi se riesco al... in caso mo dici che ti punto meglio l'antenna, Ti punto meglio l'antenna e vedremo ad accendere un po' tutti quanti, E se no
aumentare un po' lo spinterogeno qui volendo, via, sì, sai che qui non manca niente, niente. E insomma, va bene, ma no, come fa? Come fa Taga? Non lo so. Taga, so che arriva bello forte sempre, manco sempre che va immobile, però è immobile particolare perché il tir, una verticale davanti e una di dietro, punta, si ferma dove c'era per l'Europa, chiama, pure chiama a noi, insomma, si sente forte, c'è poco da fare. E stava a 170, sto andando su, che miseria, lo arriva un po' fino lassù, è una faticata, è una faticata, caro Massimo. Poi stasera sono stanco perché dai, fatica un po' di qua, fatica un po' di là, so. Cammina, va a prendere questo, va a prendere quell'altro, c'hai la squadra, c'hai quell'altro, c'hai sottomisure, c'hai quest'altro. Dai, non so riempo, io là perché sì che li pago, ma se fanno prima, comunque domani finiscono, eh. Domani è una bella lisciata, ebbene, io dopo mi pitturo le finestre, sono belle quelle finestre, Massimi? Belle, doppi vetri, una sciccheria, anche se poi adesso lascio tutto aperto, però da quando ci stanno, quello presso lì, conviene farle, se le fa domani, ti costano 4.000 ore tanto, anche più, e allora, porta qua. Anzi, mo che ha detto che c'è altri, che ha un'anta solo, no? E per qua sotto potrebbero anche andare bene un'anta. Questa qui è degna delle dimensioni, se stesse portano da te. Mo ho detto, me porta a vedere, poi faccio degli spazi, via le misure. Un conto pagare quel prezzo lì, un conto sta da pagare 5-6 ore tanto, eh. Poi sotto alluminio, con doppi vetri, compagnia bella, una sciccheria. Per qua sotto sarebbe una meraviglia. È attaccato lì, hai provato a vedere se ti accendo qualche LED cambio?